Allora, come sappiamo, le polmonite acquisite in comunità rappresentano la sesta causa di morte nei paesi occidentali e la prima fra le malattie infettive. Però, come possiamo vedere, solo il 2% di tutti questi casi ospedalieri viene poi ricoverato in terapia intensiva. E già qui voglio dire che la percentuale è così perché i pazienti vengono trattati egregiamente a casa, quindi la percentuale è così bassa. Per quanto riguarda l'eziologia, la maggior parte sono i batteri e poi ci sono dei virus, dei batteri atipici che costituiscono il 10-20% e i virus che costituiscono un altro 10-20% che insieme condividono un quadro anatomopatologico per cui vengono chiamati polmoniti atipiche. E si definiscono polmonite atipiche perché hanno degli aspetti sia clinici che radiologici differenti rispetto a quelli della polmonite lobare classica. E, appunto, sono da batteri e da virus che costituiscono il 10% delle polmonite acquisite in comunità. Sottolineo il fatto del quadro anatomopatologico perché è quello che spiega poi la sintomatologia e il quadro radiologico. C'è un'infiltrazione infiammatoria delle cellule mononucleate che va nell'interstizio e poi segue tutte le reti interstiziali e almeno all'inizio, nelle prime fasi, gli alveoli sono per lo più ventilati e quindi i sintomi respiratori di dispnea e tachipnea sono poco frequenti. Quindi, come abbiamo detto prima, la dispnea è più tardiva, seguono l'interstizio ed hanno queste opacità reticolonodulari. Allora, cosa dobbiamo fare quando trattiamo un paziente con una infezione virale e magari una polmonite? Allora, io sono un anestesista, per cui sono abituata a usare pochi farmaci quando ce n'è bisogno, per poco tempo, decidere velocemente e nel momento in cui il mio paziente entra in sala operatoria e va incontro all'aggressione chirurgica, divento un paziente critico. Allora, cosa devo fare? Devo cercare di mettermi nelle condizioni migliori, quindi faccio una visita anestesiologica preoperatoria, do un rischio al mio paziente, stabilisco la condotta e poi decido se ricoverarlo direttamente, mandarlo in reparto, farlo passare in recovery room o mandarlo in rianimazione. Per cui questo schema può essere molto pragmatico, ma si può adattare a qualunque situazione. Quindi, cosa può fare un medico? Innanzitutto, se ha un database, conosce i suoi pazienti più critici e quindi li considera sorvegliati speciali. Poi, se ha sospetto di polmonite, fa l'anamnesi, l'esame obiettivo generale, valutando lo stato di coscienza anche, soprattutto nei pazienti anziani, l'esame obiettivo e la misurazione dei parametri vitali. Se il dubbio ancora c'è di polmonite, si può avvalere della radiografia e degli esami laboratorio che in genere portano poi alla diagnosi definitiva. A questo punto si valuta la gravità del nostro paziente. Allora, per quanto riguarda il sospetto, abbiamo l'esame obiettivo per cui dobbiamo ricordarci che le polmoniti virali hanno un andamento diverso da quelle tipiche alveolari. Di solito l'esordio è sfumato, preceduto di solito da un'influenza prima, nei giorni precedenti, la febbre continua remittente, spesso c'è una bradicardia relativa, tosse secca stizzosa e poi polmonite ambulante, quelli che gli anglosassoni chiamano la epipneumonia, cioè la polmonite per cui il paziente riesce a fare la sua vita normale proprio perché l'alveolo è ancora libero. E poi l'esame obiettivo è spesso poco significativo assente, mentre poi la diagnosi definitiva si può fare con gli esami di laboratorio, per cui abbiamo una linfocitosi con un'inversione della formula e l'esame radiologico. Io qui ho messo il confronto tra la polmonite tipica e quella tipica e vediamo che il quadro radiologico della polmonite tipica è molto importante tante volte a fronte di una scarsa obiettività clinica. E il quadro patognomonico è quello, diciamo, vetro smerigliato. Se poi precede un'influenza nei giorni precedenti, siamo abbastanza sicuri di avere una polmonite di tipo virale. A questo punto dobbiamo stabilire la gravità dei nostri pazienti. Esistono diversi sistemi a punteggio che sono stati validati negli anni. Uno è questo che si chiama il PORT score, che prende in considerazione dei fattori generici, maschio, femmina, l'età, le comorbidità, l'esame clinico, gli esami di laboratorio e stratifica i pazienti in varie classi.
Le prime tre classi possono essere trattate facilmente a domicilio, di solito sono pazienti giovani oppure pazienti di mezza età con una comorbidità e si possono tranquillamente trattare a casa. Ci sono poi dei pazienti invece che sono più a rischio ed è consigliabile il ricovero ospedaliero. L'altro indice, il CURB 65, come dice l'acronimo, è dediccato soprattutto ai pazienti più anziani dai 65 anni in più e prende anche questo in considerazione la confusione mentale di nuova insorgenza, il valore di azotemia, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa e anche qui stratifica in base al punteggio la probabilità di mortalità. Quello che io consiglio è di usarli tutti e due, in modo da evitare di sottostimare la gravità, come fa il PORT score, perché è stato studiato soprattutto per cercare di selezionare i pazienti più a basso rischio. E poi non sottovalutare l'età, le patologie, come fa il CURB 65, perché prende in considerazione soprattutto pazienti anziani e non considera la comorbidità. Se tutti e due gli score danno score bassi, si può trattare il paziente a casa in sicurezza. Io volevo aggiungere questa cosa, lo so che sarà retorica e tutto, però comunque non si dà più tanta importanza a quello che io ho chiamato intuito clinico, che sarebbe una capacità innata che ha il medico, il buon medico, che deriva sia dall'esperienza, dagli studi, eccetera, ma soprattutto dalla professione al letto del paziente, per cui uno ha l'intuizione, la percezione riguardo quel paziente anche senza segni evidenti di problematiche. Per cui quello che ti fa dire questo paziente non mi convince, questo paziente invece secondo me andrà bene, senza nessun valore oggettivo, ma proprio derivato dalla capacità di essere un buon medico. A questo punto come trattiamo il paziente? Allora, se il paziente ha avuto un'influenza pregressa, questa dovrebbe essere stata trattata subito. Il paziente va in peggioramento quando ha una temperatura che non scende dopo 3 giorni di terapia oppure un peggioramento dello stato generale mentale. Faccio l'esame obiettivo polmonare, valuto i parametri vitali e poi ho questo strumento che veramente ha facilitato la gestione dei pazienti a casa, che è il saturimetro. Ci sono dei valori di massima di saturazione. La saturazione a riposo di solito si considera normale sopra il 96%. Poi il valore critico è il 90% perché coincide con 60 mm di mercurio di ossigeno, che è il punto in cui poi, se uno si ricorda la curva di dissociazione dell'emoglobina, anche per una riduzione di pochi millimetri di mercurio di ossigeno, la curva scende molto più rapidamente, così la desaturazione. Questi che ho scritto sono i valori che si trovano, sono indici di massima, perché comunque se noi abbiamo un paziente che conosciamo noto con patologie polmonari, possiamo anche ritenere accettabile una saturazione al di sopra del 90-92%. E poi dobbiamo, più che il valore assoluto, tener conto del valore che troviamo come indice di riferimento per le misurazioni successive, soprattutto per le variazioni nel tempo durante il decorso della malattia. Va misurata bene, tolto lo smalto, dita calde e poi misurare sembra una stupidaggine, io l'ho detto, darò delle indicazioni pratiche, però tanti uomini che hanno le dita molto grosse, la pinzetta può ischemizzare un po' il circolo capillare, quindi sottostimare la saturazione, per cui misurarla al mignolo. La saturazione sotto sforzo, come è stato detto anche prima, si fa con il test del walking test, camminare per 6 minuti. È stato validato anche un altro test che è sovrapponibile per i pazienti che sono impossibilitati a camminare e che è il test della sedia, per cui il paziente deve stare seduto su una sedia senza braccioli e alzarsi ripetutamente il maggior numero di ripetizioni e si misura la saturazione in continuo.
E questo monitoraggio della saturazione sotto sforzo è molto importante perché riesce appunto a rivelare anche quella che abbiamo detto prima, la epipoxia, cioè questa che chiamano così gli anglosassoni ipossia felice, cioè quei pazienti che hanno una ipossia di sottofondo ma non se ne rendono conto, non hanno percezione di dispnea, che anche un evento abbastanza frequente nei pazienti del Covid. Loro non hanno la sensazione di respirare così male. La saturazione sotto sforzo non dovrebbe variare. Se scende sotto i 93 o scende di 3-4 punti percentuali, vuol dire che c'è un'ipossia. Anche questi sono valori di massima. E poi anche importante la velocità in cui risale. Per la valutazione della gravità, appunto, questo è uno schema che più o meno può aiutare, per cui si prende in considerazione il paziente che ha più di 65 anni con uno o più dei seguenti fattori di rischio, per cui una frequenza aumentata, una frequenza respiratoria sopra i 30 atti, un'ipotensione e la saturazione sotto i 92 o una confusione mentale. A questo punto questi dovrebbero teoricamente andare in ospedale. Se il paziente non ha nessuno di questi fattori di rischio, si vede se ha delle comorbidità. Se non ha comorbidità, queste comorbidità sono in compenso, si può trattare a domicilio, ovviamente tenendo presente la situazione familiare e la presenza di un caregiver adeguato. Se il paziente è scompensato, anche qui dove interviene la capacità del buon medico di sapere se è in grado di gestire questo paziente a casa o no. Per cui anche qui deve decidere se ricoverarlo o curarlo a domicilio, ma c'è la possibilità comunque di trattare a domicilio anche i pazienti più a rischio. L'importante è fare un monitoraggio periodico che comporta la visita in presenza del medico e poi se la situazione è migliorata o se la situazione non è così grave si può fare anche attraverso il caregiver con le misurazioni ripetute dei vari parametri anche telefonicamente. I farmaci ne hanno già parlato diffusamente tutti, ci sono, come abbiamo detto, non esistono farmaci specifici per le infezioni virali, abbiamo però diversi farmaci che ci possono aiutare, i FANS, i cortisonici, gli antimalarici antiparassitari, gli antibiotici, gli antiossidanti, gli anticoagulanti, le vitamine, gli integratori e i probiotici. Ci sono in commercio, appunto, come è stato detto prima, preparati che contengono miscele con i suddetti integratori e soprattutto questi farmaci come gli integratori, i probiotici e gli antiossidanti andrebbero dati per tutto il decorso della malattia per sostenere il sistema immunitario. Volevo dire ancora una cosa, anche questa magari un po' banale, ma sulla febbre. Allora, la febbre aumenta nel corso di infezione, lo sanno tutti. È un meccanismo che esiste negli animali da 40 milioni di anni ed è presente in tutte le specie animali. Quindi avrà sicuramente un significato finalistico, perché sennò non si conserverebbe. Quindi effettivamente è stato dimostrato che ha un'azione, perché aumentando la temperatura diminuisce l'attività dei virus e dei batteri, alcuni vengono solo rallentata la replicazione, altri addirittura uccisi, e poi è stato anche dimostrato che la temperatura aumenta la funzionalità dei meccanismi immunologici in grado di contrastare i virus e i batteri. Sappiamo tutti che la mancanza di febbre, quando ci sono delle gravi infezioni, quello che si chiama il paziente anergico, è un segno prognostico molto negativo, noi anestesisti lo sappiamo bene, e che abbassare la febbre comporta di solito un allungamento, un peggioramento delle condizioni infettive. Quindi l'antipiretico va dato soltanto quando la febbre si associa a delle condizioni di malessere e dolore e bisogna cercare di dare non degli antipiretici puri come il paracetamolo, ma sempre dei FANS che hanno anche le proprietà antinfiammatorie e anche antiaggreganti. L'idrossiclorochina, qui c'è stato un dibattito, probabilmente lo conosceranno tutti, è un antimalarico antivirale ad ampio spettro, molto sicuro, usato per malattie autoimmunitarie, ha un meccanismo d'azione antivirale a tutti i livelli della replicazione virale, anche un'azione di immunomodulazione e antitrombotica indiretta.
Ci sono diversi studi che ne dimostrano l'efficacia nelle infezioni virali e anche nel Covid-19. E purtroppo c'era la possibilità di prescriverlo off label fino a maggio 2020, poi l'OMS l'ha ritirato perché ci sono venuti fuori due studi che ne hanno messo in dubbio l'efficacia e sottolineato gli effetti collaterali. Poi questi due studi sono stati ritirati con grande imbarazzo dalle case farmaceutiche, ma purtroppo l'idrossiclorochina ha avuto il destino segnato. L'ivermectina, anche questo, agisce su diversi livelli della replicazione virale. Studi esistono che ne fanno un candidato potenziale per il trattamento del Covid-19, anche se adesso non c'è ancora un'evidenza definitiva degli studi che sono ancora in corso. L'azitromicina. Allora, l'azitromicina ha tre motivi per cui si può utilizzare nelle infezioni virali e anche da Covid. Prima di tutto, vabbè, a parte che ha un profilo di sicurezza molto elevato, poi è stato già usato nelle precedenti infezioni del 2003, ha proprietà antinfiammatorie e antivirale indirette. E poi si è dimostrato che in tantissime polmoniti virali subentra poi una sovrinfezione batterica. Questo succedeva già per le pandemie dell'influenza spagnola e degli anni precedenti. E hanno visto dalle autopsie che tantissimi pazienti avevano poi anche una polmonite batterica. E quindi ha ben tre motivi. Anche qui i lavori ovviamente non sono uniformi. Allora, l'eparina. Anche l'eparina ha il suo razionale nelle polmoniti virali. Nella prima fase dell'infezione si usa a dose profilattica, perché magari il nostro paziente è anziano, allettato. Poi dopo si può usare proprio a scopo antitrombotico quando si prevede che ci possa essere i fenomeni trombotici che sono stati dimostrati nel Covid-19. La quercitina è un altro flavonoide antiossidante antinfiammatorio e già a settembre del 2020 il CNR italiano ha partecipato a uno studio internazionale che ha dimostrato l'effetto destabilizzante della quercitina sulle proteine fondamentali per la replicazione del Covid-19. Gli integratori, lo zinco, anche questo a diversi livelli della replicazione virale interferisce. Vari studi che ne dimostrano l'utilità, italiani, americani, francesi. Allora, io qui ho fatto una specie di tabella molto così indicativa, poi io non voglio insegnare a nessuno a fare il suo mestiere, però in linea di massima si può stratificare il paziente e impostare una terapia. Per cui se un paziente è giovane, senza comorbidità, senza febbre, io lo tratto con degli antinfiammatori, gli antiossidanti, gli integratori e posso fare anche solo un monitoraggio telefonico. Se il paziente peggiora, arrivo a una seconda linea di farmaci, per cui aggiungerò, oltre ai farmaci detti prima, l'azitromicina, l'eparina in dose profilattica, il deltacortene, l'idrossiclorochina, l'ivermectina. Bisogna fare delle terapie individualizzate, ovviamente. Se poi il paziente continua a peggiorare e posso anche sospettare che abbia una sovrinfezione batterica, a questo punto l'esame obiettivo polmonare sarà poi anche caratteristico, avrò tosse produttiva, una saturazione che rimane bassa e che peggiora con lo sforzo, a questo punto metto una seconda linea di antibiotico, l'eparina terapeutica, l'ossigenoterapia e il deltacortene. Solo una parola sull'ossigenoterapia, cioè non è che uno deve avere per forza 100% di saturazione, il paziente non si sa neanche da quanto partiva di saturazione prima che si ammalasse, quindi bisogna tenere l'ossigeno, che ad alti dosaggi è tossico, al livello più basso per garantire una saturazione superiore al 90-92%, fare anche dei cicli e avere la pazienza di aspettare che i farmaci facciano effetto. Allora, le polmoniti virali si trattano, la polmonite da Covid-19 è già stata trattata, soltanto che i medici non lo sapevano ancora, perché si era già dimostrato che ai primi mesi del 2020 e l'inverno del 2019-2020 c'erano degli stati, dei casi di polmoniti anomale. Ho finito il tempo.
già in Italia, dimostrato da studi e da studi confermati anche da Nature. Quindi poi sarà trovata anche nelle acque di scarico delle città già a fine gennaio, per cui il virus circolava già, era trattato senza picchi di mortalità prima del paziente 1, per cui è diventato mediatico a questo punto. E per concludere, le polmoniti virali colpiscono i bambini, nelle persone adulte colpiscono i soggetti immunodepressi, sono preceduti da infezioni delle alte vie aeree, complicano l'influenza stagionale, nei pazienti al di sotto dei 50 anni o senza sintomi gravi possono essere curati a casa, compresa la polmonite da SARS. Non esistono farmaci specifici, ma ci sono vari trattamenti complementari efficaci e la polmonite da Covid si può curare. Quindi conoscere i propri pazienti a rischio, trattare subito i prodromi influenzali, visitare i pazienti, stratificarli per gravità, appoggiarsi a caregiver attendibile, monitorare il decorso della malattia e prescrivere una terapia individualizzata e poi non dimenticarsi della propria esperienza e senso clinico. Finisco con questa frase e volevo anche dire una cosa, la leggo perché è una cosa che mi prende molto. Volevo dire che bisogna riappropriarci della nostra professione, che insieme scienza e arte, la burocrazia, le direttive procedurali e l'ingerenza politica, economica, legislativa, il potere delle case farmaceutiche hanno svilito il ruolo del medico, lo hanno confinato in spazi troppo stretti che ne limitano il suo potere decisionale e di autodeterminazione, spingendolo verso una medicina difensiva e facendolo dubitare delle sue conoscenze e della sua esperienza. Dobbiamo tornare a una medicina umanistica, spostando il baricentro dalla malattia al malato e alla relazione medico-paziente e affiancando al sapere scientifico l'intelligenza intuitiva e il tocco umano. L'amore per la nostra professione, l'empatia, il rispetto, l'attenzione e la dedizione al paziente sono strumenti estremamente potenti e la visita stessa può diventare parte del processo terapeutico non solo per curare ma rassicurare e sollevare il paziente, e la stessa presenza, con la sua stessa presenza il medico può diventare anche guaritore. Grazie a tutti.